11.300 sono i prodotti sequestrati dalla Guardia di Finanza di Pesaro per un valore totale di oltre 90.000 euro e 39 le persone segnalate all'autorità giudiziaria. Vanno giù con la mano pesante le fiamme gialle del comando provinciale sulla lotta alle contraffazioni e ai prodotti taroccati senza le necessarie certificazioni che ne attestino la sicurezza e la salubrità ai danni di consumatori e aziende oneste, interpretando al meglio la volontà del Comitato Provinciale per la Sicurezza espressa ad inizio della stagione estiva. Viene subito da pensare ai tanti venditori ambulanti che spesso vediamo gironzolare per le spiagge o durante le fiere, che con le loro pesanti zavorre di plastica trasportano ogni genere di mercanzia o prodotti di dubbia provenienza presenti in alcune bancarelle, compresi quelli per bambini con colori e materiali tossici, in barba a chi invece lavora in maniera seria e produce secondo le normative e con gli operai in regola. L'impegno del corpo della Guardia di Finanza è orientato, si pone come punto di riferimento per le imprese che rispettano le regole e di conseguenza condizione essenziale per attrarre gli investimenti e quindi dare fiducia all'economia onesta, in contrasto ad un'economia criminale parallela che genera concorrenza sleale e provoca un danno non soltanto alla salute, potenzialmente alla salute dei consumatori finali, ma anche genera spesso, come dicevo, un'economia criminale parallela che produce ulteriori illeciti, quali lo sfruttamento della manodopera irregolare, il riciclaggio, l'evasione fiscale. Ma non sono stati solo i venditori abusivi e la loro mercanzia griffata abusivamente l'obiettivo dei finanzieri, anche prodotti aziendali che non penseresti mai fossero oggetto di contraffazione, come i 292 bancali in legno sequestrati ad un'azienda pesarese con il marchio falso, di aziende invece serie che, non avendo gli standard di sicurezza obbligatori, potevano rappresentare un serio pericolo per chi li avrebbe maneggiati. Legno scadente, prodotti tossici e assemblaggio non conforme potevano ferire seriamente chi li avrebbe adoperati. È il caso di dire che il prezzo non vale la candela.